Siamo a Tutto Food 2019, siamo nello stand dell'azienda Salcis di Siena, un'importante azienda produttrice di insaccati e di formaggi. Siamo in compagnia di Antonio Morbidi, uno dei responsabili della società, che ci parla un po' della sua azienda Salcis. Dove vi trovate di preciso? Noi siamo a Siena, la nostra società nasce nel 1941 durante la guerra e questo nome strano, Salcis, sta a significare società anonima, lavorazioni, carne insaccate Siena. Poi, terminata la guerra, negli anni 60, all'attività di trasformazione del maiale è iniziata anche l'attività di trasformazione del latte di pecora. Per cui oggi noi produciamo sia salumi toscani che pecorini toscani. Quindi voi siete in questo ambito presenti sia in Italia che all'estero. Di che volumi di produzione parliamo? Ma diciamo che negli ultimi anni la percentuale di produzione destinata all'estero sta crescendo e noi abbiamo la fortuna di operare in una regione, la Toscana, che ha un grande appeal all'estero, per cui oltre a vendere i nostri prodotti all'estero vendiamo anche un po' il nostro stile di vita. Un'ultima domanda, voglio dire, questo ben di Dio, no? Che abbiamo qui davanti, prosciutto, salume, salami, eccetera, voi avete una cura particolare nelle carni per poter arrivare a un prodotto così? Diciamo, come una buona massaia, anche nella trasformazione dei prodotti si parte dalla materia prima, per cui noi abbiamo una cura particolare ovviamente sia sulle carni di maiale che del latte. Il latte addirittura abbiamo una parte del latte di nostra produzione perché abbiamo anche un ovile, mentre per quanto riguarda la carne lavoriamo prevalentemente carne fresca toscana e anche delle razze nostre del territorio come il maiale di Cinta Senese e il maiale grigio. Bene, allora grazie, buon Tutto Food e buon lavoro e complimenti della sua azienda che una volta si chiamava, ha detto... Società Anonima Lavorazioni Carne Insaccate Siena. Quindi avete lasciato questo nome che però oggi di anonimo a niente ma di buono a tutto. Perfetto, concordo con lei. Grazie, buon lavoro. A lei.